Circa, unico istituto di ricerca per la geriatria in Italia e capofila del Ministero per l'Italia Longeva. Ad Ancona il report quinquennale sulla sua attività. E ora parliamo dell'IRCA, unico istituto ospedaliero a vocazione esclusivamente geriatrica. Ad Ancona è stato presentato il report quinquennale del Consiglio di indirizzo e verifica. Roberta Balzotti. L'Istituto di ricovero e cura per anziani, che ha carattere scientifico, dal 2012 al 2017 ha rafforzato la sua proiezione internazionale, ha ampliato la collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche ed è diventato capofila del network ministeriale Italia Longeva. È quanto viene evidenziato nel report di attività di questi 5 anni del Consiglio di indirizzo e verifica. È stata rafforzata l'integrazione con altre strutture sanitarie e la ricerca per promuovere la qualità di vita delle persone anziane e delle loro famiglie. Qual è il ruolo sociale dell'IRCA in una comunità sempre più anziana? Ma è importante per molti motivi. Prima di tutto perché la realtà ci dice che la vita si sta allungando e quindi l'interesse per le persone anziane diventa prioritario. Questa coscienza ancora non è entrata né nella società civile, ma nemmeno nel mondo medico. Io dico che gli anziani muoiono senza il medico, perché quando c'è la prognosi infausta tutti scappano via. Invece gli ultimi anni della vita di una persona sono difficili e hanno bisogno di molta attenzione e molta presenza. Nel report si sottolinea la lunga tradizione dell'IRCA nella ricerca biomedica, clinica, epidemiologica e socio-economica, con particolare attenzione ai modelli assistenziali e alla tecnoassistenza. Stiamo lavorando su nuovi trial di farmaci per gli anziani, per esempio per il diabete, oppure cercare di capire come possiamo migliorare i parametri di laboratorio, cioè quando gli anziani vanno in laboratorio e si fanno gli esami come tutti quanti gli altri, dobbiamo capire se ci sono delle differenze tra il giovane e l'anziano.